Innanzitutto è da precisare che la psoriasi non viene più considerata una patologia solo di pelle, ma viene considerata una patologia che va al di là di quello che è il problema cutaneo. Le principali patologie correlate sono sostanzialmente l'artrite, sono quella più frequente. Poi c'è la sindrome metabolica, non è altro che il paziente presenta diverse sintomatologie, quali l'obesità, il diabete, la dislipidemia. E altre patologie infiammatorie croniche immunomediate, che sono tutta una serie di patologie quali le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, quindi la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn e le uveiti. Queste sono quelle principali. La patologia più comune e frequente associata alla psoriasi è l'artrite. In alcuni casi l'artrite è sostanzialmente un fenomeno che si associa alla psoriasi anche dopo 10 anni di manifestazioni cutanee, ma in alcuni casi può essere anche un segno premonitore, cioè un segno che può essere anche concomitante associato ad una psoriasi minore. Il dermatologo vede delle volte delle forme minime proprio di psoriasi, mi viene in mente l'onicopatia, cioè la presenza di particolari segni sulle unghie che si possono associare ad una dolenzia della porzione distale delle falangi. Questo è un segno importante in quanto l'onicopatia psoriasica e l'entesite, cioè questo processo infiammatorio del tendine che si inserisce sulla porzione ossea, ci permettono di fare diagnosi di artrite psoriasica. Per quello che riguarda le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, ed in particolare la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn, c'è proprio una via patogenetica uguale rispetto alla psoriasi, cioè hanno una genesi che può essere simile. Questo si è visto sia dal punto di vista quindi genetico, dei cromosomi che sono considerati responsabili della predisposizione della malattia, ma anche perché c'è rispetto alla popolazione generale di controllo una evidenza maggiore di queste malattie infiammatorie croniche dell'intestino rispetto alla popolazione generale, rispetto ai soggetti che hanno la psoriasi.